cos'è l'asse intestino-cervello è l'evoluzione di quello che fino a qualche anno fa venivano chiamate malattie gastrointestinali funzionali. Il colon irritabile, che non esiste, o la dispepsia funzionale, sono cosiddette malattie funzionali che hanno parecchi sintomi e di cui, ahimè, ancora oggi, nel 2022, noi ci occupiamo fondamentalmente dei sintomi, senza vedere la complessa architettura che collega dal cervello all'intestino, coinvolgendo il sistema immunitario, i nostri ormoni e questo nuovo tessuto, nuovo lo si va per dire, ma questo tessuto nuovo, questo organo nuovo che si chiama microbiota, la totalità dei microrganismi che ci coprono. Il fatto che nel 2022 non si può più non riconoscere la connessione col cibo, con quelle che sono le influenze dell'ambiente, come le schifezze che ci fanno mangiare, le porcherie che inquinano l'aria, l'acqua, la plastica e tutto questo, e non si può semplicemente guardare a una persona nella manifestazione del singolo sintomo, perché è una superficialità che noi medici, nel 2022 medici o operatori della sanità o comunque fisioterapisti, osteopati, nutrizionisti, eccetera, oggi non ci possiamo più permettere.